Rieccoci per la seconda parte in diretta, per la seconda parte della nostra rubrica con il presidente Schittulli. 0850199998 il numero per intervenire. Torniamo invece sull'attualità per quel che riguarda invece il nostro territorio. Ricorderete la polemica sull'ospitalità per i dei senza tetto, circa una sessantina nei locali del provveditorato. Ci fu una sorta di querelle che interessò comune di Bari e provincia, visto che era scaduta la deroga per la disponibilità dei locali del provveditorato di competenza della provincia nei confronti di questi 60 senza fissa dimora. Pertanto poi si decise di convocare una riunione con il prefetto, che si è tenuta venerdì, per trovare una soluzione a questa questione che ruota appunto attorno a una disponibilità di senza tetto. Venerdì c'è stato l'incontro con il prefetto. Servono 100.000 euro per poter gestire o comunque trovare un altro alloggio di fortuna per questi senza tetto. La provincia che cosa è disposta a fare? Ma servono circa 100.000 euro, c'è la disponibilità da parte della Chiesa, c'è anche la disponibilità da parte della Croce Rossa Italiana, anche da parte del Comune di Bari e quindi della provincia, che concorreremo a cercare di trovare una soluzione. Naturalmente sarà necessario anche di equilibrare questo flusso, soprattutto degli senza tetto che provengono anche da altre realtà, perché non si tratta soltanto dei comuni della provincia di Bari, ma vengono anche da altri comuni, da altre province, lì dove non c'è una situazione di ospitalità nei confronti di queste persone. È ovvio che la provincia di Bari, anche per le condizioni meteorologiche, non strumentalizzerà soprattutto un episodio così drammatico quale quello della povertà, e ci terremo ben lontani dal chiudere qualsiasi opportunità che possa consentire a chi non ha la nostra fortuna di poter vivere in tranquillità e in serenità. Questo lo faremo. Abbiamo raggiunto un'intesa con il sindaco di Bari, che ha dato atto alla provincia di essersi accollata questo onere che alla provincia non spettava. Stiamo preparando un protocollo d'intesa per cercare di arrivare ad una soluzione. Prendiamo una telefonata, pronto? Sì, buon pomeriggio, Buon sono pomeriggio. l'operaio metalmeccanico Salve, Franco. salve, benvenuto. Senta, volevo ricollegarmi a un discorso che fece il presidente qualche settimana fa, dove lui disse che in Italia il problema maggiore in questo momento è soprattutto l'evasione fiscale. O sbaglio? Disse una cosa del genere, giusto? Sì. Dissi Bene. che il problema maggiore è il lavoro. Il lavoro. Il lavoro, naturalmente, il lavoro abbraccia anche l'evasione fiscale, abbraccia anche il welfare, cioè lo stato di sofferenza nel quale vivono le persone anziane. Vediamo, facciamo terminare il nostro telespettatore, prego. Le faccio, ho proprio dei conti in mano, dove la Corte dei Conti dice che la corruzione dal 2010 è aumentata del 30%, quindi ha raggiunto i 78 miliardi di euro l'anno, quindi già non è solo come posso dire, l'evasione fiscale, ma anche la corruzione. Quindi la domanda è anche questa, ma tutti i soldi che si scoprono giorno dopo giorno, la Guardia di Finanza scopre giorno dopo giorno, dove vanno a finire? Cioè dove sono in realtà? Vengono restituiti o è giusto per buttare un po' di fumo in faccia agli italiani? In più le volevo far notare anche una cosa, mi dica se sono ignorante io oppure magari è proprio lo Stato che ti frega. Le faccio notare che è stato calcolato che il 70% del costo di un litro di benzina verde è costituito da accise ed imposte, ed alcune addirittura risultano sconcertanti e vergognose, come le faccio un esempio. 1,90 lire per la guerra in Abissinia del 35, 14 lire per la crisi del Suez del 56, 10 lire del disastro del Vajont del 63, 10 lire per l'alluvione di Firenze del 66, 10 lire per il terremoto del Belice del 68, 99 lire per il terremoto del Friuli del 76, 75 lire per l'Irpinia dell'80, 205 lire per la missione in Libano dell'83, 22 lire per la missione in Bosnia del 96 e 0,20 centesimi per il rinnovo contrattuale autoferro tranvieri del 2004. Ora il totale siamo diciamo all'incirca 500 lire, mettiamo più diciamo 0,25 centesimi di euro. Ora credo che almeno
La legge dice che nel momento in cui cessa una causa che determina una tassa, dovrebbe cessare anche la stessa tassa, o sbaglio? Certo. In più, in questi casi ci sono le accise e in più viene applicata anche l'IVA, quindi una tassa su tassa. Ora lei mi dovrebbe insegnare che nel momento in cui c'è questa crisi, finisce la crisi, dovrebbe terminare l'accisa, non che comunque continua l'accisa. Ciò vuol dire che questa è truffa, questa lei dovrebbe sapere. Ora, la mia domanda è, se uno, diciamo così, ignorante come me, operaio metalmeccanico, scopre questo, anche la Guardia di Finanza avrebbe dovuto scoprire questo. Però che cosa succede? Che la Guardia di Finanza queste cose non le guarda, o le guarda e, diciamo così, chiude un occhio? In quanto io vorrei che magari lei, giornalista, possa invitare anche una volta qualche esponente delle forze dell'ordine, anche della Guardia di Finanza, per porre queste domande. Vediamo un po' loro come rispondono, perché la mia domanda sarebbe anche una molto semplice. Nel momento in cui, ora io esco da un negozio, sono senza scontrino, va benissimo, mi ferma la Guardia di Finanza, mi fa un verbale, lo fa a me, ma se incontro un politico, che poi gliela fa la multa o no? Grazie. Grazie per il suo intervento. A volte... ovviamente ci sono dei suggerimenti da parte dei telespettatori che pensano che magari noi non ci abbiamo mai provato. In realtà, secondo lei, in tante trasmissioni che facciamo non ci abbiamo mai provato, e che purtroppo ci sono delle direttive per cui i rapporti con la stampa possono essere tenuti soltanto dalle direzioni generali, chiamiamole così. Pertanto responsabile della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale di Bari, se non ha l'autorizzazione da Roma non può intervenire in diretta nelle nostre trasmissioni. Quindi non pensi che non ci abbiamo provato, e che in realtà è molto difficile da trafile, non sempre riusciamo a incassare una risposta positiva. No, allora intanto io non insegno nulla a nessuno, ci mancherebbe altro, anzi sto cercando di imparare in questo percorso politico-amministrativo. Detto questo, due sono le domande che il telespettatore ha posto. Il primo è la grande problematica legata all'evasione fiscale. Beh, in effetti è così, in effetti c'è un'evasione fiscale molto elevata, compreso la corruzione. Tutto però ciò che le forze dell'ordine riescono a recuperare insieme all'impegno della magistratura, questo recupero finanziario va a beneficio dello Stato, e quindi viene rimesso e poi ridistribuito a seconda delle necessità. Faccio un esempio: il parco auto confiscato anche fa parte poi del bagaglio delle necessità che diversi ministeri hanno, ma a livello di procure, di questure e di quant'altro. Le forze dell'ordine svolgono un ruolo eccezionale. Le forze dell'ordine non possono intervenire, si è parlato prima della Guardia di Finanza, io non credo che possa intervenire, perché loro si attengono davvero in maniera esemplare a rispettare la legge. È la legge che li obbliga in determinati parametri a non andare al di là del consentito. No, ci sono margini discrezionali, questo sia chiaro, da parte delle forze dell'ordine. Però le forze dell'ordine si attengono alla legge, come del resto la magistratura applica la legge in tutti i suoi crismi. Per quanto riguarda, parlava della finanza, della possibilità, oltre all'evasione fiscale, della politica compromessa, la politica può essere compromessa, la politica è fatta da uomini, quindi dipende anche dagli uomini che gestiscono questo potere, tra virgolette potere. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?